Buonasera, benvenute e benvenuti all'edizione serale del TG6. Il Consiglio regionale ha approvato la legge denominata Cura Abruzzo 2, che contiene quasi 70 milioni di euro destinati a sostenere famiglie e imprese colpite dal Covid. Alfredo Primante. Certo che non ci possiamo fermare all'assistenza, l'assistenza però è il punto di partenza per permettere di traguardare questa traversata nel deserto e di arrivarci vivi, come dire, la classica borraccia d'acqua senza la quale non si arriva dall'altra parte. Il Cura Abruzzo 2 è legge. Il provvedimento, votato a maggioranza ieri sera dal Consiglio regionale, segue la prima legge Cura Abruzzo varata nel pieno dell'emergenza Covid-19. In questo provvedimento, da circa 70 milioni di euro, ci sono nuove misure a sostegno di famiglie ed imprese nella fase 2 dell'emergenza. Complessivamente saranno 40 i milioni di euro erogati a fondo perduto per i settori del commercio, dell'artigianato, per i professionisti, per gli asili da 0 a 6 anni e per contributi agli affitti degli studenti. 1,7 milioni saranno destinati ai comuni delle zone rosse e 1 milione di euro a quelli che hanno dovuto sostenere le spese dell'emergenza Covid. Verrà rifinanziato con altri 7 milioni di euro il bonus famiglia. 3 milioni di euro andranno alle associazioni sportive dilettantistiche e a quelle culturali. 4 milioni al turismo balneare. 3 milioni per erogare tutte le borse di studio tramite le ADSU. 1 milione e mezzo di euro per attivare il sisma bonus sugli edifici pubblici. Infine ci sono anche 420.000 euro a sostegno dell'editoria, settore che ha proseguito nell'azione di informazione durante l'emergenza Covid, ma che ha subito un crollo verticale della raccolta pubblicitaria. Misure anche per i tirocinanti, per il centro turistico del Gran Sasso e per la Saga, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo. Riceve 500.000 euro per chi ha proseguito l'attività a servizio dell'emergenza nonostante il lockdown e lo stop ai voli di linea. Il presidente Marsilio parla di una manovra imponente che però ha bisogno del sostegno del governo che deve ristorare le casse della regione. Ci sono più di 5 miliardi e 2 di buco di bilancio calcolato dalle regioni, dei quali un terzo le regioni a statuto ordinario come l'Abruzzo, circa quindi 1 miliardo e 8 da distribuire tra le 15 regioni a statuto ordinario. E il governo ha coperto 1,5 miliardi, di cui mezzo andranno alle regioni a statuto ordinario, quindi siamo con 1,3 miliardi in meno in cassa, e questo lo dico mentre noi, è un argomento che avrebbe potuto portare il sottoscritto per primo a dire a tutto il Consiglio fermi tutti, perché abbiamo decine di milioni in meno previste di disponibilità nelle nostre casse, e quindi adesso mettersi a fare i generosi che danno contributi, bonus, interventi economici, sussidi e così via, cioè è un lusso che non ci possiamo permettere. Dall'opposizione il centrosinistra rimarca di aver fatto di tutto per migliorare la proposta di legge regionale, verso la quale però restano critici perché, spiegano, il testo ha enormi limiti, primo fra tutti quello dei tempi di attuazione delle misure che slitteranno di mesi a causa dei ritardi accumulati dall'esecutivo nell'approvazione del consuntivo. Proprio sulle coperture ci sono le maggiori perplessità, quelle prontamente disponibili, dice Silvio Paolucci, sono appena 19 milioni. Nel frattempo si è talmente allargata la platea da rappresentare, per quanto riguarda le tante imprese e i cittadini, sostanzialmente di un piccolissimo contributo. Critico anche il Movimento 5 Stelle. I pentastellati sottolineano il loro contributo alla legge 118, uscita completamente modificata dal lavoro in commissione. Le proposte dei 5 Stelle hanno riguardato, tra le altre cose, l'eliminazione del click day, l'aumento del sostegno per gli studenti fuori sede, gli incentivi alla mobilità sostenibile anche per i piccoli comuni e al turismo ciclopedonale. Abbiamo cercato di colmare quelle che erano le lacune di una legge che è arrivata in un modo ed esce dalla commissione completamente cambiata, non solo per il lavoro delle opposizioni che l'hanno certamente migliorata, ma soprattutto per la grande confusione della giunta e della maggioranza. E dell'ordinanza si compiace il leader della Lega Matteo Salvini. 70 milioni di stanziamenti a fondo perduto, complimenti alla Regione Abruzzo che ha dato un aiuto concreto a comuni, polizia locale, studenti, famiglie, imprese, associazioni. E la Lega che passa dalle parole ai fatti, lo dice in una nota il leader della Lega Matteo Salvini. Non tutti però ne sono così entusiasti. Abruzzo in Comune va all'attacco, il capogruppo Sandro Mariani critica la manovra della Giunta Marsilio, poiché parte della somma stanziata potrebbe non essere subito disponibile.
È già polemica sul Cura Abruzzo 2, la manovra con cui la Regione ha stanziato ulteriori 70 milioni per la ripartenza. Secondo il capogruppo in Regione di Abruzzo in Comune, Sandro Mariani, si tratta solo di promesse e parte di quella somma potrebbe non arrivare. Lo stesso Presidente Marsiglio ha parlato di una parte, come avevamo detto noi, come avevo detto io, fin dal primo momento, immediatamente disponibile, e un'altra parte invece fatta di una sorta di cambiali, di pagherò una volta approvato il bilancio, una volta rimodulati i fondi europei. Quindi mi sembra che si siano messi in campo delle misure che non arriveranno per adesso per gli abruzzesi. Abruzzo in Comune poi rivendica le proposte che non sono state accolte dal Consiglio regionale. Se la cantano e se la suonano, le parole di Mariani. Abbiamo fatto delle proposte che sono state bocciate e disattese, come quella del rimborso dei voucher per tutte le famiglie che hanno dovuto pagare gli abbonamenti per gli studenti e per i pendolari. Ci hanno detto di no nel dare priorità ai bandi che produrranno per le giovani imprese neonate negli ultimi 36 mesi. Ci hanno detto di no ad un diritto di priorità per tutte quelle imprese che risiedono e ricadono nelle aree interne. Quindi capite bene che se la sono cantati e suonata, come si suol dire. Adesso i numeri dell'emergenza sanitaria aggiornati a questo pomeriggio. Due nuovi casi di Covid-19 in Abruzzo su 1.255 tamponi analizzati, ovvero lo 0,1% di quanti hanno eseguito il test. Rispetto a ieri vi è una persona in meno tra i ricoverati in terapia non intensiva, mentre quelle in terapia intensiva rimangono 4, 2 in provincia di Pescara e 2 per la provincia di Teramo. Nessun decesso di Covid quest'oggi, 11 guariti, gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.168, di questi 246 si riferiscono all'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 817 all'ASL Lanciano Vasto Chieti, 1.508 a quella di Pescara e 650 a quella di Teramo. Insomma, è un trend positivo che continua e speriamo continui ancora a lungo. Ma parliamo sempre di contagi e come questi siano stati gestiti o mal gestiti. Un fascicolo in procura a Pescara per ricostruire quanto accaduto in una RSA di Montesilvano, in provincia di Pescara, dove oltre 50 ospiti e una decina di operatori sanitari sono risultati positivi al Covid-19. Nella struttura si sono registrati anche dei decessi. Ieri c'è stato un sopralluogo dei carabinieri del NAS di Pescara che già avevano ispezionato la RSA nei giorni scorsi. Al momento non ci sono indagati. Obiettivo degli accertamenti è quello di ricostruire la catena dei contagi, di appurare che i decessi siano riconducibili al coronavirus e di verificare eventuali ipotesi colpose di epidemia. I militari del NAS stanno acquisendo le cartelle cliniche non solo all'ospedale di Pescara, dove sono stati trasferiti alcuni degli ospiti contagiati, ma anche nel presidio sanitario di Chieti, nell'ambito dell'inchiesta su una vicenda analoga avvenuta in una casa di riposo di San Giovanni Teatino, in cui è risultata positiva al Covid-19 più della metà degli ospiti. Adesso però cambiamo argomento e torniamo a occuparci della questione della bonifica di Bussi. Non è chiaro se i 50 milioni ridestinati dal Ministero dell'Ambiente a quello dell'Economia verranno comunque utilizzati nel SIN, il sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino. Intanto Rifondazione Comunista e le associazioni ambientaliste lanciano l'allarme. La Edison vorrebbe ricorrere a un tombamento. Le parole di Maurizio Cerbo. Adesso li vediamo, ora non li vediamo più e poi eccoli di nuovo. Il governo fa il gioco delle tre carte con i 50 milioni destinati alla bonifica e alla reindustrializzazione della Val Pescara. Pochi giorni fa la notizia che il Ministero dell'Ambiente ha ridestinato la somma stanziata fin dal 2011 al Ministero dell'Economia. Poi la retromarcia del sottosegretario all'Ambiente Morassut, del Partito Democratico, che ha rassicurato che i soldi saranno comunque investiti nell'area del SIN di Bussi sul Tirino. Mi pare che ci sia in generale una grande confusione. Morassut ha cercato di mettere una pezza a colori al comportamento del suo ministero, che ha annullato una procedura per la quale ci sono voluti anni. Il governatore Marsiglio, nel rispondere a Morassut, ha chiesto che la bonifica venga affidata alla Regione, ma una sentenza del Consiglio di Stato già condanna la Edison ad occuparsi dei lavori, in quanto responsabile del disastro ambientale. Ma Rifondazione e le associazioni ambientaliste alzano la guardia. Occhio a un eventuale tombamento. Tombare i rifiuti e lasciarli sottoterra
laddove sapete che si trovano, costa di meno che rimuoverli tutti, portarli altrove e fare una bonifica integrale. E quindi è evidente che, dato che la Edison è stata condannata a pagare i costi della bonifica, predilige quella soluzione. Il mio problema non è cosa vuole fare la Edison, ma che si ha la sensazione che il Ministero dell'Ambiente lavori per la Edison invece di lavorare per una comunità come quella della Val Pescara, che ha subito le conseguenze dell'inquinamento chimico per decenni. Intanto la questione si ingarbuglia ancor di più, col Ministero che ha manifestato l'intenzione di annullare il bando del 2018 con cui si erano assegnati i lavori di bonifica. E questo perché dovrà essere la Edison a pagare, ma il rischio è che nel frattempo i lavori siano sempre più un miraggio. Dopo la sentenza, ed è questa una cosa gravissima, quella che era una vittoria per i cittadini e le cittadine del nostro territorio si è trasformata in una sconfitta, perché si è presa a pretesto la sentenza per affrettatamente annullare una gara e quindi ripartire, si immagina, ricominciare tutto da capo. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, ha presentato questa mattina un dossier e un'interrogazione urgente in Consiglio regionale sulle problematiche della sanità nell'area vestina, in particolare all'ospedale San Massimo di Penne. Paolo Renzetti. Consigliere Pettinari, lei presenterà un'interpellanza urgente al Presidente della Regione Marco Marsilio per capire quello che sta accadendo nella sanità vestina, a riferimento in particolare all'ospedale San Massimo. Lei ritiene che ci siano delle problematicità per quanto riguarda il nosocomio vestino e della sanità in generale proprio nell'area vestina? Sì, ho dovuto presentare questa interpellanza urgente perché si sta continuando nell'opera di dequalificazione della sanità vestina. Nello specifico il distretto sanitario di base dell'area vestina, che abbraccia oltre 60.000 utenti dell'area vestina, sta vivendo una situazione di depauperamento, possiamo dire, perdita, carenza di personale cronico, mancano medici dedicati a medicina legale, riabilitazione, geriatria, pochi medici, poche ore a settimana, e tutto ciò causa un disagio enorme all'utenza, che è costretta alla presa in carico degli utenti, è molto 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 lunga. Questo non va bene, bisogna subito ripristinare il personale necessario per garantire assistenza e qualità alla medicina territoriale del distretto di Penne. Si spostiamo nel San Massimo di Penne, l'ospedale che negli anni è stato dequalificato, depotenziato e declassato, nello specifico gastroenterologia, che è una delle più grandi eccellenze d'Abruzzo. Sta continuando a perdere pezzi, è andato in pensione il medico che avrebbe dovuto rimpiazzare è stato lasciato su Pescara, quindi è rimasto un solo medico con poche apparecchiature, una situazione che fa fatica ad andare avanti a funzionare. Quindi io chiedo di ripristinare la dotazione organica a gastroenterologia e soprattutto di elevare il reparto a UOSD, unità operativa semplice dipartimentale con autonomia giuridica e funzionale. Purtroppo stessa sorte sta capitando a ginecologia, dove si sono persi due medici e addirittura sembrerebbe che l'ecografo, un macchinario, si sia spostato su Pescara, quindi andando avanti così si rischia di chiudere questi servizi della grande sanità vestina. Io quindi in conclusione chiedo all'assessore, al presidente di regione, di riqualificare l'ospedale di Penne in un ospedale di base sede di pronto soccorso, con una propria autonomia giuridica, con un'autonomia, una pianta organica, con personale dedicato e con un direttore sanitario che ne guidi la funzionalità. Solo così si può ridare dignità a quel territorio che è già pagato tanto. Diano seguito alle promesse fatte in campagna elettorale, altrimenti io devo constatare che prima centrosinistra e oggi centrodestra si sta continuando a smembrare la sanità vestina ai danni del popolo vestino, e questo non va bene, è troppo. Andiamo ora a Teramo, perché non ripartono solo commercio e ristorazione, ma anche la cultura, che non resta indietro. Porte aperte alla Pinacoteca Civica e al sito archeologico di Madonna delle Grazie, mentre sale espositive comunali saranno concesse gratuitamente. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli.
Nella fase di ripresa del commercio e delle attività di ristorazione, anche la cultura a Teramo non resta indietro. Tornano a riaprirsi le porte della Pinacoteca Civica e del sito archeologico di Largo Madonna delle Grazie. L'assessore comunale alla cultura, Andrea Core, annuncia inoltre che gli spazi espositivi di via Nicola Palma e dell'Arca sono nuovamente fruibili e saranno concessi gratuitamente, un modo per rilanciare l'intero settore culturale. Sarà riaperta la Pinacoteca Civica nella totale sicurezza, abbiamo approvato tutti quanti quelli che saranno i protocolli di sicurezza per far sì che sia i dipendenti dell'ente che i visitatori potranno accedere nella più totale sicurezza, e inoltre tornerà visitabile il sito archeologico di Madonna delle Grazie, perché su quel sito questa amministrazione ha puntato molto, e quindi in preparazione dei lavori che permetteranno di ridare nuova luce a quel sito archeologico con la preziosissima collaborazione della sovrintendenza, abbiamo iniziato questo percorso e vorremmo che proprio da lì ripartisse il tema della cultura in città, quindi un nuovo slancio alle tematiche culturali, perché crediamo appunto che il mondo della cultura rappresenti, l'abbiamo sempre detto, un volano per la rinascita del nostro territorio, ancor più dopo questa difficile emergenza che si protrae da settimane. Torna a vivere anche l'iniziativa La Pinacoteca si racconta, curata dal professor Stefano Papetti. Gli ultimi tre incontri saranno visibili sul canale YouTube del Comune di Teramo. La Pinacoteca si racconta doveva essere e sarà un ciclo di 8 incontri per far sì che il museo cittadino viva fuori dal museo, per far sì che tutta la storia della cultura del nostro territorio sia conosciuta e conoscibile dai nostri concittadini, e quindi dopo i primi incontri avvenuti in forma fisica, quindi oggi diremmo in presenza, abbiamo lavorato e oggi siamo in grado di presentare e di rendere fruibili ai cittadini gli altri incontri, di modo che sul sito dell'ente, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell'ente saranno consultati, ascoltabili questi incontri in una versione evidentemente più smart, quindi legata anche al tema del digital divide, e quindi per far sì che siano accessibili da tutti quanti i dispositivi. Saranno degli incontri che però consentiranno di continuare quel percorso. Il Comune di Tortoreto ha ottenuto per la 23ª volta consecutiva la bandiera blu, numeri da record per uno dei centri balneari più frequentati della costa abruzzese, che si sta preparando alla stagione post-lockdown. Ascoltiamo ora l'intervista al sindaco e all'assessore al turismo dalla diretta del telegiornale di oggi, delle 14. Voi avete un record, 23 bandiere blu consecutive, 24 in assoluto, in Abruzzo nessuno ha fatto meglio di Tortoreto. No, noi oltre ad avere questi numeri abbiamo anche il record di avere tutta la nostra spiaggia, i 4 nostri chilometri dove può sventolare e ha sventolato fino a questo momento la bandiera blu. La bandiera blu non è solamente un riconoscimento delle acque limpide, ma è un lavoro di tutto l'anno, vedendo il lungomare che potete vedere immerso nel verde, la passeggiata, la spiaggia limpida, l'accessibilità della spiaggia a tutti i diversi operatori, e in più questo ci consente di ripartire come spunto di questa nuova stagione balneare. Diciamo che ripartiamo dal blu, ripartiamo dalla nostra bandiera. A Tortoreto lo standard qualitativo dell'offerta non muta, ma anzi, mi permetto di dire, diciamo migliora, perché in questi giorni, come potete vedere e probabilmente avete ripreso anche nelle immagini, il nostro arenile è in fase di ultimazione, e mi preme anche dire che a Tortoreto sia gli ombrelloni delle concessioni private, che quelli nella spiaggia libera, o comunque le distanze nelle spiagge libere che andremo a disporre non appena uscirà l'ordinanza, saranno maggiori ai minimi diciamo imposti, perché ci teniamo che l'offerta turistica sia sicura, perché la vacanza a Tortoreto deve continuare ad avere standard qualitativi molto alti dal punto di vista ambientale, come appunto certificato dalla bandiera blu. Il Covid-19 non ha fermato il progetto dell'amministrazione comunale di Farindola, che anzi, con la collaborazione di Wolf Tour, investe sul rilancio del turismo. Una rete tra imprese, associazioni e amministrazione comunale per potenziare l'offerta turistica del territorio di Farindola, con un progetto che punta a 3 obiettivi: mobilità lenta, qualità della vita e formazione. L'obiettivo è portare più visitatori a Farindola e concretizzare il vantaggio competitivo che un territorio simile rappresenta rispetto all'idea di turismo possibile durante e post Covid-19. La sinergia punta alla riscoperta del territorio che circonda Farindola, come Valle d'Angri, Voltigno, Rigopiano o Campo Imperatore.
Farindola riparte da quella che è la principale risorsa a disposizione del nostro territorio, che è il turismo, in un territorio naturalmente evocato per storia, enogastronomia e natura. E lo facciamo con uno dei partner principali dell'area vestina, che ha dimostrato in questi anni di essere il principale attore del turismo nei nostri territori. Quindi con grande determinazione abbiamo implementato questo progetto che guarda al futuro con tutte le difficoltà che comunque il presente riserva, sia in termini di Covid ma anche in termini di depressione economica che viviamo da anni. Il turismo del terzo millennio, quello post-Covid dunque, non potrà essere improvvisato ma richiederà forti competenze e specializzazioni. Per questo l'accordo con la società Wolf Tour, il quale in questa prima fase investirà circa 10.000 euro con un contributo del 10% da parte dell'amministrazione comunale. Noi abbiamo con questo progetto rimesso al centro il territorio, il valore del territorio. Questo valore come lo misuriamo? Con la qualità della vita. Quindi nel periodo post-Covid, anzi durante il Covid e post-Covid, questa qualità della vita, qui a Farindola in particolare, raggiunge il massimo livello, quello che mangiamo, quello che beviamo, quello che possiamo fare durante la giornata, il paesaggio che è il vero brand del territorio. Ecco, tutto questo per noi è il vero valore del territorio. E il turista, il visitatore di un territorio oggi va cercando proprio questo aspetto, questo approccio al territorio. Avere sul territorio la possibilità comunque di accogliere le persone, però magari poi con la paura che c'è oggi di partecipare, di stare nei ristoranti, abbiamo in idea anche di coinvolgere questi imprenditori facendo dei pranzi da asporto, e magari uno può consumare anche all'aperto, sia nelle aree diciamo dei ristoranti, dei bar che abbiamo come a livello nazionale, dato a livello gratuito come occupazione al suo pubblico, ma anche rispettando sempre la natura a livello di montagna e di fiume e così, di bosco. Lo stilista teramano Filippo Flocco pubblica una sua biografia mettendo a nudo la propria anima. Flocco disegna per diverse case di moda internazionali e collabora con brand prestigiosi. Vediamo. Scrivere di se stessi non è per niente semplice, mettersi a nudo poi serve un coraggio da leoni. Filippo Flocco, versatile stilista teramano, conosciuto e apprezzato dal mondo internazionale della moda, si racconta fino in fondo all'anima e lo fa senza preoccuparsi dei giudizi altrui, abbattendo con intelligenza, sagacia e sensibilità pregiudizi e falsi stereotipi. Mettere a nudo la propria anima è una cosa difficile, cosa ha spinto a fare questo? Probabilmente l'età, nel senso che arriva un momento che devi rimettere a posto un po' di ingranaggi emotivi, no, della tua vita, e quindi cioè, lo fai soprattutto per te stesso fondamentalmente. Un creativo come lei, nato e cresciuto in una piccola provincia come Teramo, quali sono state le difficoltà per affermarsi? La piccola provincia è annichilente ovviamente, cioè è molto rassicurante ma è annichilente, soprattutto chi è differente come persona paga uno scotto altissimo che è tutto quello che adesso fa scalpore, ma alla mia epoca della mia adolescenza non faceva scalpore. Il bullismo, gli epiteti, le violenze, sono tutte cose che purtroppo io personalmente ho pagato in prima persona. E continuando con lo stesso tipo di determinazione a dire: ma sì, ma che me ne frega, fate quello che vi pare, pensate quello che vi pare, raccontatevi quello che vi pare di me, cioè, non mi importa niente, io sono andato comunque oltre e avanti, perché è vero che la provincia non offre opportunità, ma è vero pure che esistono i pullman, e quindi se c'hai voglia ti fai il tuo fagottino e incominci a girarti e guardare intorno. Lei ha sposato il suo compagno, è stato un gesto coraggioso, però è il raggiungimento anche di una sicurezza personale. Il nostro matrimonio è stato uno dei primi matrimoni in Italia, per cui è stata una cosa scioccante per molti, nel senso che si aspettavano il carnevale di Rio de Janeiro. Quando si sono resi conto che noi facciamo una vita assolutamente di una sobrietà monastica, quasi quasi, siamo pure un po' noiosetti nella vita di tutti i giorni fondamentalmente, e abbiamo fatto questa scelta perché essendo i primi volevamo dare anche un segnale su richiesta e su pressione
riflessioni delle persone che erano pro unioni civili a quell'epoca, di far vedere insomma che era la cosa più tranquilla del mondo. Lei oggi è felice? Io sono felicissimo, io sono un uomo sereno fondamentalmente. L'anima nuda di Filippo Flocco, edito da Ricerche e Redazioni, la suggestiva foto di copertina è del fotografo Luca Boschi. Il libro sarà distribuito in Italia e non solo. E adesso lo sport, parliamo di calcio. Dopo la decisione della Lega Nazionale Dilettanti che ha condannato Chieti e Avezzano alla retrocessione, la società Neroverde annuncia ricorso, mentre Paris attacca la sua squadra sui social. Il Lega Pro intanto si apre il contenzioso sul pagamento degli stipendi. Jacopo Forcella. Il giorno dopo la decisione della Lega Nazionale Dilettanti, che comunque andrà ratificata dal Consiglio federale in programma il prossimo 3 giugno, Chieti e Avezzano si leccano le ferite e provano a contrattaccare, considerando però che le speranze di conservare la Serie D sono davvero ridotte al lumicino. Durissimo il commento del presidente biancoverde Gianni Paris, che in serata attraverso i social ha espresso tutta la sua amarezza per il mesto ritorno in eccellenza. Squadra da 3 in pagella, ha detto tutte le domeniche, sono contento che sia finito lo strazio di una squadra incapace di esprimere il minimo gioco. Li ringrazio per la retrocessione, sono convinto che non mi capiterà più di incontrare giocatori impotenti e privi di verve. Non hanno avuto il coraggio nemmeno di chiedermi scusa per il disastro che hanno compiuto in questa stagione. Anche il Chieti proverà a salvare una categoria che aveva riconquistato giusto una stagione fa e il presidente Antonio Mergiotti ha già fatto sapere che la società Neroverde presenterà ricorso. È una proposta che accogliamo con estremo disappunto, anche se sarà adottata dal Consiglio federale, noi ci opporremo in tutti i modi possibili. Siete pronti ad andare nella giustizia sportiva o anche, come ha dichiarato il presidente d'Avezzano Paris, anche alla giustizia amministrativa, al TAR? Sì, sì, anche alla giustizia amministrativa, in tutte le sedi possibili. Non ve l'aspettavate questa decisione del Consiglio direttivo? Non si può prendere una decisione del genere, non si può formulare una proposta del genere quando manca un quarto del campionato per concludere, quindi è una cosa senza senso che va a distruggere il mondo dilettantistico, quindi noi lo accogliamo con estremo disappunto e faremo di tutto per tutelare gli interessi di Chieti, della società e di tutti i tifosi. In tutto questo invece in Lega Pro la decisione di proseguire il campionato ha scatenato allenatori e giocatori difesi dalle rispettive associazioni di categoria per la possibilità riservata alle società di differire il pagamento di 2 mensilità mantenendo comunque il diritto di iscriversi al prossimo torneo. Siamo delusi e amareggiati, dice il presidente dell'Asso Allenatori Renzo Olivieri, per le linee guida approvate in sede di Consiglio federale circa le regole per le iscrizioni ai campionati professionistici. Norme che permetteranno ai club di pagare di fatto un solo mese netto di stipendio, da qui sino al termine delle competizioni agonistiche. Regole che non abbiamo votato insieme all'Asso Calciatori. Per le iscrizioni ai campionati 2021, infatti, se dovessero passare tali volontà, il controllo del puntuale pagamento degli stipendi netti di marzo, aprile e maggio 2020 si sposterà al mese di agosto anziché a fine maggio, quello di giugno nel lontano ottobre. Molti club, poi, sembrano non intenzionati a riconoscere le prestazioni svolte durante il lockdown dai nostri allenatori e preparatori nei mesi di marzo e aprile e gli eventuali contenziosi che ne nasceranno saranno ostativi, secondo tali linee guida, per l'iscrizione ai prossimi campionati. Questa era l'ultima notizia, tutti quanti i servizi che avete visto potete recuperarli online sul canale YouTube della nostra emittente e sul sito www.tv6.it. L'informazione torna alle ore 23. Grazie, buona serata.